prima giornata di Eco Show è dedicata al territorio, un territorio che è sempre più urbanizzato e dove sempre più persone vivono in città. Come fare allora per coniugare l'aumento dell'urbanizzazione a un'adeguata qualità della vita? Ne parleremo con tre ospiti che osservano le città da tre diverse prospettive. Iniziamo con Paolo Testa, direttore di Cittalia, che è la fondazione dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani che si occupa di ricerca e che ci darà un'idea di come si stanno muovendo gli amministratori dei nostri comuni. Proseguiamo poi con Mariella Bussolati, scrittrice e fondatrice di Orto Diffuso, un blog che è anche un concreto progetto e che è possibile seguire all'indirizzo www.ortodiffuso.noblogs.org, un progetto che nasce dal basso molto interessante. Infine avremo con noi Maurizio Corrado, direttore di Nemeton iGreen Tech Magazine, col quale parleremo invece di bioarchitettura e di come portare la natura nel cuore delle nostre città. Ecco le interviste. Una città più vivibile e più verde. Ne parliamo con Paolo Testa, direttore di Cittalia, lo studio, la fondazione di ANCI che si occupa appunto di studio e ricerca. Salve, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Allora, molte nostre città, lei lo saprà bene perché appunto è in un osservatorio privilegiato da questo punto di vista, presentano delle problematiche comuni, smog, traffico, ma anche assenza di spazi verdi adeguati. Oggi però assistiamo a numerose iniziative volte a rendere le nostre città più vivibili, più piacevoli, quindi andiamo dalla pratica dei giardini condivisi alle iniziative per ridurre le emissioni. Ecco, a suo parere, perché proprio oggi molte città si stanno muovendo sulla strada della sostenibilità? È più un movimento spontaneo dei cittadini o si tratta di qualcosa di più istituzionalizzato? Ah, ovviamente sono, la risposta è semplice perché sono entrambe le cose. Sicuramente la sostenibilità è passata dall'essere una parola di moda che veniva un po' appiccicata, come funziona per molte etichette che la politica, anche la politica locale, usa per riproporre magari anche vecchie idee sotto una luce nuova. È passata ad essere invece una necessità. Tutti gli amministratori locali sono ormai pienamente consapevoli del fatto che lo sviluppo del territorio che loro amministrano passa attraverso politiche di sostenibilità, passa attraverso una crescita più consapevole e moderata rispetto al consumo. È un'idea quella della sostenibilità, una necessità che probabilmente abbiamo sentito in questi ultimi anni sempre più forte, non solo per le pressioni, diciamo, dal basso, da parte della cittadinanza, dei singoli cittadini, ma ancora di più dalle associazioni, dai cittadini organizzati, ma anche pressioni che vengono dall'alto, vengono dalle politiche europee che ci spingono nella direzione della sostenibilità, agende internazionali, accordi che coinvolgono tutti i principali paesi occidentali e non soltanto. Questi accordi, queste iniziative hanno poi dato seguito anche a livello europeo a progetti, a piani di finanziamento e quindi laddove si muovono le risorse, ovviamente si muovono anche poi i nostri amministratori locali che ricercano in occasioni come Urbact, come il patto dei sindaci, come i progetti LIFE, tutte linee di attività che prevedono, che mettono la sostenibilità urbana in primissimo piano. E oggi poi, diciamo, questo elemento della sostenibilità, che non dimentichiamo mai, non è soltanto una sostenibilità ambientale, ma è innanzitutto in questa stagione un po' triste, è sostenibilità economica, per cui i sindaci e gli assessori sono tutti consapevoli del fatto che il modello tradizionale, il modello economico su cui abbiamo fondato le nostre comunità in questi anni, anche recenti, non regge più e non può più funzionare. Anche per questo, diciamo, si fa sempre meno affidamento
sulle risorse proprie degli enti locali e sempre di più si guarda con interesse alle opportunità che l'Europa fornisce e garantisce anche sul piano economico. Ecco, appunto, riferendomi proprio a questo, non molto tempo fa è stata lanciata a Bologna un'iniziativa nel quadro proprio del finanziamento europeo Life Plus, il progetto Gaia. Ci può magari parlare un po' di questo e poi di altre iniziative di successo che magari state portando avanti in collaborazione dei comuni? Ecco, nello specifico, gli amministratori italiani sono in grado di cogliere le occasioni offerte dall'Europa? E se sì, in che maniera voi potete anche aiutarli a coglierle? Sicuro. Diciamo se gli amministratori locali sono in grado di farlo, un po' purtroppo ce lo dicono i dati di monitoraggio sulla capacità di spesa dei fondi europei del settennato che si sta chiudendo. E tutti i dati relativi ai POR, ai FESR, a tutte le linee di finanziamento sono ahimè molto deficitarie e parlano di impegni che non arrivano al 20%, nonostante noi si sia ormai ai 6 settimi del percorso, e ancora più triste è la situazione sulle spese realmente sostenute, realmente fatte, che parlano di avanzamenti che stanno al 6-7%, sfiorano a volte il 10% e non di più. Per questo, insomma, sicuramente Citalia è a disposizione del sistema delle autonomie locali per attività in primo luogo, diciamo, di ricerca, di partenariato, individuazione dei fondi che possono essere di interesse delle diverse città, delle diverse amministrazioni locali e anche con un appoggio diretto alle attività di progettazione, per quanto su quello diciamo la nostra struttura è ahimè troppo piccola per dare una risposta adeguata a tutte le città, ma l'impegno, diciamo, per dare un indirizzo anche molto concreto lo prendiamo verso chiunque, verso tutti i territori. Riguardo a Gaia, sono molto contento di poterne parlare in questa occasione perché è un progetto molto interessante del quale Citalia è partner e ha il comune di Bologna come capofila ed è, come diceva lei, all'interno, si realizza all'interno del progetto LIFE. In parole molto povere, consiste nella ridefinizione del verde urbano, nel ripensamento dei piani del verde e anche si arriva non solo, diciamo, si passa non solo attraverso il disegno, la progettazione, ma si arriva anche in modo molto concreto alla piantumazione di nuovi alberi. È prevista la piantumazione di 3.000 nuovi alberi. I primi saranno piantati adesso, nei prossimi giorni, il 29 maggio è prevista la piantumazione della piantagione del primo lotto al parco di Villa Angeletti e ovviamente non si tratta solo di questo, ma anche della definizione di un modello che si realizza sia a livello europeo che a livello nazionale. Tra l'altro ci sono già diverse città in Italia, in particolare nell'area emiliana, che guardano al progetto Gaia con interesse e partecipano alle attività di Gaia, oltre a Modena, Reggio, Emilia, Padova, Firenze, città che si sono avvicinate e stanno utilizzando l'esperienza di Gaia anche per cambiare il profilo del verde nelle loro città. Dicevo, non è soltanto l'obiettivo quello di piantare gli alberi, che è pur nobile e ovviamente sarebbe anche di per sé autoconsistente, ma l'idea è anche quella di definire alcune linee guida che verranno poi presentate a livello europeo e cercheranno di definire delle politiche utili per tutte le città. Che poi, fra l'altro, uno degli elementi di interesse di questa iniziativa è che si tratta di una partnership fra pubblico e privato, quasi che finalmente tutti, quindi sia le amministrazioni che gli imprenditori, si fossero resi conto che una città più vivibile, più verde, è anche una città più attrattiva dal punto di vista economico. Lei cosa ne pensa?
Sì, questo è sicuramente un elemento. Tenga anche conto che la partnership pubblico-privato è la strada per realizzare progetti anche complessi nelle città. Il pubblico, diciamo, inteso nel confine tradizionale dell'amministrazione, in particolare dell'amministrazione comunale, da solo non basta più per realizzare progetti sulla città, e non è solo una questione economica, prettamente economica e finanziaria, anzi, il confine delle decisioni e quindi anche delle responsabilità che in qualche modo tutti, come cittadini, come imprenditori, come operatori nelle città, siamo chiamati a condividere, come dire, è un percorso ormai inevitabile. Non esistono più progetti, in particolare progetti di intervento urbano, progetti che prevedono degli interventi fisici nella città, infrastrutture, la stessa progettazione che prevede interventi di ripristino o di nuovo impianto di verde pubblico, non possono più essere realizzati senza che ci sia un coinvolgimento forte degli utilizzatori, ad esempio di quegli spazi, di quelle infrastrutture, e delle imprese che su quel territorio, che sia esso ristretto all'ambito del quartiere o, se vogliamo, allargato all'intera città o a volte anche ad aree sovracomunali, dicevo, l'interesse e il coinvolgimento di questi soggetti non è più evitabile. Io in questo, se ancora un attimo, mi piace usare una metafora discutendo con amici che si occupano di politiche urbane. Si utilizzava la metafora calcistica, non del calcio serio, se ancora c'è, ma di quello che facevamo noi da ragazzini, no? Quando si dice che ormai l'amministrazione locale è chiamata a non essere più protagonista esclusivo delle politiche urbane, ma essere arbitro all'interno di un'arena che prevede l'intervento di soggetti diversi e numerosi. Ebbene, la mia battuta è quella di dire: pensate alla difficoltà che hanno sindaci, amministratori e funzionari pubblici a fare gli arbitri in un campo dove loro hanno sempre portato il pallone, hanno sempre fatto le squadre e un tempo hanno anche sempre deciso da soli il risultato prima che la partita cominciasse. Beh, è una bella sfida, ci auguriamo che i nostri amministratori la colgano e ringraziamo ancora Paolo Testa di Cittalia per il suo contributo e Cittalia per il contributo che dà in generale lungo questo percorso. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. Allora, buonasera, siamo qui per parlare di una città più vivibile verde con Mariella Bussolati, scrittrice e fondatrice di Orti Diffusi. Buonasera. Buonasera a tutti, vi ringrazio per avermi invitato. Orto Diffuso è un blog prima di tutto e anche molte attività in corso, in collaborazione anche con altre realtà che fanno giardinaggio condiviso a Milano. Bene, allora intanto diciamo che si intreccia veramente col tema di questa serata, cioè la città più vivibile e più verde. Molte nostre città in Italia presentano delle problematiche comuni, oltre allo smog e al traffico, proprio l'assenza di spazi verdi adeguati. Oggi però assistiamo a numerose iniziative, come appunto la sua, volte a rendere le nostre città più verdi e più vivibili. Ecco, a suo parere, perché proprio oggi molte città si stanno muovendo sulla strada della sostenibilità e molti cittadini si stanno muovendo su questa strada? Io credo che sia dovuto a diversi fattori. Negli ultimi anni, molte persone, forse anche perché si sono stancate, dei modi della politica tradizionale che sta dimostrando di non riuscire più a risolvere dei problemi pratici, sono passati a cercare di risolvere alcuni almeno dei problemi che li toccavano di più. Faccio riferimento per esempio alla rete dei GAS, che sono i gruppi di acquisto solidale, che è nata un 5-6 anni fa e si è proprio esplosa, cioè è una quantità di persone molto grande, soprattutto nelle città più grandi, ma abbiamo anche esempi in città più piccole, hanno formato dei gruppi per riuscire a risparmiare sulla spesa,
però contemporaneamente a dare maggiore qualità alla loro spesa e contemporaneamente anche a saltare alcune situazioni che potevano creare malessere, in particolare la grande distribuzione che non era regolamentata e quindi in alcuni casi diciamo, commetteva quelli che possono essere individuati come errori, sia ai danni dei produttori sia ai danni dei consumatori. In una situazione quindi in cui nessuno interveniva per cercare di fare in modo che la distribuzione diventasse una distribuzione più corretta, più comprensibile, più etica forse, i cittadini si sono auto-organizzati. Questo esempio che io faccio in realtà appunto è clamoroso perché i gas sono diventati una realtà molto forte, però si è verificato a diversi livelli e in diversi settori. Per cui, per esempio, un fenomeno simile è quello dei community garden che proprio, se vogliamo, risolvono il problema del verde cittadino. Anche qui i cittadini si sono stancati di vedere aiole degradate, sempre meno verde e comunque situazioni appunto di abbandono. Per cui da un po' di anni a questa parte in Italia, in realtà nel resto del mondo c'era già questa situazione, ma adesso anche in Italia, soprattutto a Roma, a Milano, ma anche in molte altre città, molte persone hanno iniziato a dire perché non possiamo prenderci cura prima di tutto noi dello spazio verde, dimostrando così, come con i gas o come con altre situazioni, una necessità di essere di civismo, quindi di comportamento diverso rispetto al bene pubblico, in cui il cittadino non delega più, non aspetta più appunto la politica tradizionale che risolve i problemi, ma cerca quanto gli è per quanto gli è possibile di intervenire in prima persona, tra l'altro permettendo anche dei notevoli risparmi. Ecco, lei ha parlato giustamente anche di esperienze estere. Sappiamo che è andata, ha fatto una sorta di tour europeo dove ha mappato varie esperienze. Ecco, questo protagonismo civico è arrivato quindi prima altrove? Quali sviluppi prevede adesso in Italia, visto che si è avviato questo processo? Allora, noi sicuramente in Italia abbiamo un problema che la nostra democrazia, se vogliamo, è giovane ed è sicuramente molto diversa dai paesi anglosassoni, dove le persone sono forse un pochino più abituate di noi a intervenire, almeno a livello non macroscopico, ma a livello locale, in maniera più diretta, appunto. Forse anche perché viene permesso proprio a livello istituzionale, questo intervento viene facilitato, favorito. Per cui nel resto dell'Europa, diciamo, sta anche lì avvenendo quello che sta succedendo in Italia. In Inghilterra, cioè a Londra e in Francia, in particolare a Parigi, è già 10 anni. Però che sono nati i community garden dove appunto gruppi di cittadini intervengono direttamente per il ripristino di aree appunto degradate o abbandonate, creando delle situazioni di verde bellissime, tra l'altro, cioè esteticamente di grande valore e soprattutto di grande valore sociale per l'intero quartiere. Abbiamo giardini come Rousseau a Parigi o anche Cobox o non so, a Londra, Dalston Corner o anche a Bruxelles, altri giardini che riescono a organizzare dei workshop, delle feste, delle iniziative nelle quali il quartiere, anche quando è un quartiere per esempio con alto tasso di tensione, vuoi perché ci siano delle ondate migratorie, vuoi perché ci fosse uno spaccio di droga, vuoi perché ci fosse prostituzione, riesce diciamo a lenire questi mali creando una rete tra i cittadini più forte, consentendo alla gente di riprendersi le strade, perché ovviamente finché la gente rimane dentro nelle case a guardare la televisione, non vive nelle strade, la città in un certo senso muore e soprattutto non si creano relazioni. Invece, ripristinando le relazioni con degli obiettivi molto semplici, come cercare di rendere più bello un angolo, magari coltivando tra l'altro cibo, per cui pomodori, melanzane o erbe aromatiche, che è una cosa molto concreta che tra l'altro avvicina molto anche le persone che hanno culture diverse, in questo modo qua si creano dei legami forti nel quartiere, che sono poi la base per rendere il territorio ricco e fertile e molto diverso. Certo, quindi vediamo proprio che questo verde condiviso non solo ha un valore, diciamo, di decorazione e abbellimento della città, ha proprio un valore sociale, ma oltre a questo c'è anche un'attrattività. Quindi
Quindi se una città è più vivibile e più verde, può sviluppare anche un indotto. Lei ci può fare un esempio dalla sua esperienza di una città che partendo proprio da queste pratiche è riuscita anche a creare un indotto turistico e a stimolare la propria crescita economica? Ma forse una città vera e propria no, però per esempio in Alto Adige, e sicuramente Bolzano è una città interessante da questo punto di vista, hanno applicato tutta una serie di normative ecologiche, per esempio sulla bioclimatizzazione delle case e sulla regolamentazione del paesaggio, eccetera, che hanno permesso uno sviluppo turistico anche molto massiccio, non è che vadano pochi turisti o che sia dedicato solo a piccole comunità, rispettoso dell'ambiente, cioè le montagne altoatesine rispetto a quelle di altre regioni italiane sono sicuramente più gradevoli da vedere, nel senso che non mancano le case e gli alberghi, ma diciamo che c'è un occhio per fare in modo che non diventino dei cancri di cemento o delle, così, delle sberle che uno guarda e si domanda perché mai ci dovrebbe essere quell'edificio in quella postazione lì. Loro sono molto attenti all'ecologia e sono riusciti appunto ad attrarre i turisti mantenendo però nello stesso tempo la situazione abbastanza sotto controllo. Poi di questo aspetto proprio dell'integrazione fra il verde e la città parleremo anche con altri nostri ospiti. Noi intanto ringraziamo ancora caldamente Mariella Bussolati e vi invitiamo a seguirla naturalmente nella sua attività e sul suo blog. Grazie. Grazie, buongiorno. Una città più vivibile e più verde. Ne parliamo ora con Maurizio Corrado, che è direttore di iGreen Tech Magazine, che si occupa appunto di architettura urbana sostenibile. Salve, grazie di essere qua. Buongiorno a voi. Allora, intanto partiamo dalla domanda che ho fatto anche agli altri relatori, ovvero a suo parere come mai proprio in questo momento le amministrazioni, i cittadini e tutta una serie di realtà si stanno interessando alla sostenibilità urbana? Ma guardi, dal mio punto di vista mi viene da dire finalmente, cioè noi ci stiamo occupando di architettura ecologica già dagli anni 60, praticamente è nata in Germania questa disciplina, per cui ormai sono 40 anni che parliamo di queste cose qua. Mi fa piacere che finalmente, io direi che è una questione di limite, siamo arrivati a un limite per cui praticamente diventa impossibile vedere che la questione va affrontata con urgenza, ecco. Allora credo che sia questo, siamo arrivati al limite, uno quando arriva al limite poi comincia a organizzarsi, per cui mi fa piacere che si cominci a parlare, ecco, poi magari se si cominciasse anche a fare sarebbe una buona cosa, però insomma, almeno intanto se ne parla. Ma dal suo punto di vista l'Italia è indietro rispetto a contesti europei o internazionali? Ma purtroppo pare di sì, io comunque starei sempre molto attento a fare queste distinzioni perché per esempio in questo campo c'è una grande devozione nei confronti della Germania, no? La bioarchitettura, bioarchitecture è venuta dalla Germania intorno agli anni, come le dicevo, 60-70, però io lavorerei sempre di più sul concetto di qualità della vita, cioè di che è una cosa che ha a che fare più proprio col comportamento di ognuno di noi, per cui mi viene anche difficile fare delle classifiche, siamo più bravi noi siamo meno bravi. Di fatto in Italia questo genere di modo di fare è abbastanza nuovo, per cui dire, non siamo molto avanti rispetto ai francesi, per esempio, che sono estremamente attivi, soprattutto nel rapporto con il verde, no? con l'elemento vegetale. Ecco, quindi qualità della vita. Giustamente sì. Fa parte di un equilibrio complesso anche l'architettura urbana, ma nello specifico qual è il contributo che può dare a una città più vivibile? Ma guardi, io mi occupo di questi temi, come dicevo, da molto tempo. Alla fine sono arrivato a individuare nel rapporto con l'esterno la chiave della situazione, cioè noi quello che ci fa male in linea di massima è stare negli interni, noi siamo fatti per stare fuori, per stare all'esterno. E lo dimostra la nostra storia di specie umana praticamente. E l'esterno si identifica con quello che chiamiamo la natura, le piante, eccetera. Per cui
il rapporto con le piante diventa assolutamente fondamentale, nel senso proprio etimologico, cioè di fondamento della nostra esistenza. Se lei va a vedere che cosa può provocare avere più piante nelle nostre città, si spaventa, nel senso che diventa abbastanza chiaro che una delle cose da fare è proprio aumentare la presenza del verde nelle città. Noi ci stiamo battendo da un po' di tempo con uno slogan che è Bring the forest in the city, portare la foresta nella città. Per cui non andare a vivere in campagna piuttosto che questo genere di cose. Noi siamo cittadini, cioè siamo urbani e va benissimo. Bisogna fare in modo che la città, non dico che ci faccia bene, ecco, però almeno che non ci danneggi. Per cui, voglio dire. Ecco, portare la foresta in città, ma in quale maniera? Attraverso appunto edifici organizzati e concepiti in modo diverso? Ci parli magari di questa nuova tendenza? C'è una novità in questi ultimi anni, cioè le tecnologie si sono sviluppate in maniera che noi possiamo avere l'elemento vegetale coltivato, come si suol dire, fuori suolo, sui tetti, sulle facciate, negli interni, eccetera, senza particolari costi, come dire, che prima, fino a qualche decina di anni fa, erano proibitivi. Adesso è possibile, le tecnologie si sono sviluppate in maniera, come dire, efficace, e per cui, come diceva Unterpasser già negli anni 70, non c'è più nessuna scusa per non avere un giardino pensile sulla testa. Ecco, se lo dicevano negli anni 60 vuol dire che abbiamo già perso un po' di tempo e che adesso sarebbe ora di procedere veramente su questa strada. Lei ci può citare qualche esempio che magari sta seguendo, positivo? Ma io ho fatto una ricerca ultimamente sugli architetti che stanno lavorando un po' in questa direzione, cioè dell'integrazione fra elemento vegetale e natura. Le parlo più in specifico della disciplina, come dire, dell'architettura. E ho individuato una tendenza che viene chiamata vegetecture, perché è proprio un nuovo modo di affrontare l'architettura, cioè usando l'elemento vegetale come elemento strutturale, quindi non come spazio di servizio o come la piantina che ho messo sul balcone. E questo per quello che riguarda i tecnici, diciamo, ma credo che la cosa fondamentale sia tutti i movimenti che partono, come si suol dire, dal basso e cercano di rinverdire le nostre città. Dalle provocazioni, tra virgolette, della Green Guerrillas, piuttosto che a tutta una serie di azioni verdi che non vengono dai tecnici, ma vengono spontaneamente dalle persone, no? dalla gente che sente il bisogno oscuramente di avere più verde intorno e quindi cerca di fare qualcosa. Io credo che sia questa, più che la direzione, cioè quella della consapevolezza di ognuno di noi, più che aspettare che le amministrazioni facciano qualcosa, perché sono già passati 40 anni, per cui voglio dire, se non ci diamo una mossa, come si dice a Bologna, da soli, la questione non si muove. Bisogna partire sempre comunque da una consapevolezza personale, questa è la mia opinione. E infatti questo si ricollega proprio a quanto ci hanno raccontato riguardo agli orti urbani, ai giardini condivisi, quindi diciamo c'è un movimento complessivo, anche come dice lei, senza una direzione precisa, che però spontaneamente sta prendendo questa direzione, ovvero quella di creare dal basso, anche volendo, delle città più vivibili e più verdi. Io la ringrazio ancora per il suo contributo e per averci dato nuove prospettive anche di questi boschi urbani. Grazie ancora e a presto. Grazie a voi, arrivederci. Thank you.